Ciao ragazzi, niente, spot sempre lo stesso in foce, ci riproviamo, il mare è buono, forse anche troppo calmo, niente, speriamo bene. Oggi provo una guglia turbo con l'elica dietro, e colorazione abbastanza naturale visto che il sole è ancora un po' alto, e niente. Come canna oggi uso la GoMaken, la 2,70 m sarebbe la 8 piedi e 10, 20-60 grammi, mulinello l'Exceller LT 5000, la versione CXH, quello veloce, e tutto sommato una canna che si comporta bene, ho fatto bei pesci e niente, proviamo. Provo per la prima volta il VTD della Yatsui, non so se lo pronuncio bene, lo Zoro, dovrebbe essere 120 se non erro, e 26 grammi, preso bianco, e proviamo un po'. Muove molto bene. Muove molto molto bene. Eccolo, 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 eccolo. No, 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 non ci ha creduto, non ci ha creduto. Non ci ha creduto! Che attacco che mi ha fatto, ragazzi! Mamma mia! Appena spendo la telecamera! Mamma mia! Sono allergici alla GoPro, sti serra! Dai, ci riproviamo, dai, dai! Dai, ci riproviamo! Speriamo che tiene la luminosità e che mi regge la batteria. Niente, due lanci al volo con il needle bianco. Perché i serra sotto ci sono. Abbiamo un bianco.
eccolo, eccolo ragazzi, eccolo, ce l'ho. Fish on, strike ragazzi, ce l'abbiamo all'ultimo ragazzi, all'ultimo, sul calar del sole è arrivato lui, speriamo di non perderlo, sto scomodo col guadino, non riesco ragazzi, devo prendere la lenza, non riesco, sto scomodo ragazzi, eccolo qui ragazzi, al calar della notte è arrivato con il 3% di batteria sulla GoPro. Eccolo ragazzi, è arrivato ragazzo. Mi si è spenta la telecamera, è un bel serracchiotto, ma ci sta, dai, cattura che ci sta. Niente, la sessione di pesca volge al termine, mi fermo qui perché inizia a fare buio e non si vede più niente. Comunque, bel serracchiotto, ci sta dopo diversi attacchi a vuoto, peccato sulla telecamera che non sono riuscito a prendere tantissimo, però questo all'ultimo col 4% di batteria sono riuscito a farlo. Finalmente è arrivato un serracchiotto. Ciao ragazzi, alla prossima!